prima persona che ho tenuto in questo mese è stata Laura Linde, che ha cercato di instaurare una democrazia nel proprio paese, che avesse come base però l'ideale del socialismo, facendolo attraverso delle elezioni democratiche e regolari, che proprio per questo è stato appunto, non è stato ucciso, però comunque il suo governo è stato un bersaglio di un golpe creato dal generale Pinochet, usato dagli Stati Uniti d'America, e questo è un esempio secondo me dei più grandi di come il socialismo e democrazia siano molto vicini. Però è importante dire, come leggevo sul Castellone di Calamandrei, che la democrazia è costituita da libertà e da giustizia sociale. L'una non può esistere se non c'è l'altra. Quindi lui diceva, anche se io penso ad un tipo di Stato in cui vi è una giustizia sociale senza esserci la libertà, allora non l'accetto. Quindi Salvador Allende, sicuramente.